Il video di oggi sarà molto diverso perché lo faccio direttamente nel mio cuscinino. Questo è il cuscinino piccolo, tutto sgombrato perché l'altro ieri ha fatto quasi l'alluvione. Poi domani carico uno short e ti faccio vedere quanti centimetri d'acqua c'erano. Ha piovuto dalle 8:30 di sera fino all'una passata. Completamente zuppo, ma era un lago, un lago. Infatti abbiamo dovuto smontare tutto perché c'è del fango. Questo te lo faccio vedere, è fango secco però. Ecco, questa è la situazione. Io vabbè, ho allestito qua intanto il treppiedi dove registrerò il video. Un piccolo problema con il discorso audio. E allora, visto che non so né leggere né scrivere, siccome succede tutto quando soprattutto poi stai all'esterno, che faccio? Devo mettere l'altro telefono in backup in modo tale che mi possa registrare anche l'audio se questo non viene, perché è leggermente disturbato. Allora, oggi fondamentale, barba di 7 giorni, non gliela faccio più, mi pizzica tutto. Scusate la voce, ma sto dentro al cucinino, quindi ho i vicini qua. Sandpiper sarebbe il piovanello con sto becco lungo, bello, guarda. Ma la cosa bella di questo set è il profumo. È un profumo, è da ieri sera che me lo sto snasando, veramente, veramente elegante. Mamma mia, quanto è buono sto profumo. Tu considera che in questo set trovi il cardamomo che si sente, il bergamotto, il cedro, la lavanda, il vetiver, il cumino. È un legnoso speziato, dovrebbe forse ispirarsi al famoso Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, chissà come lo dico, Yves Saint Laurent, Les Nuits Pour l'Homme, se siamo capiti insomma. Quindi veramente elegante, anche se non capisco per quale motivo il piovanello, sto uccello di piccole dimensioni che vive in zone un po' paludose e a quanto pare, diciamo, il set che mi sta intorno è più che giusto perché sta ridiventando tutto nero, tira un vento della miseria, per questo mi sono rifugiato qua dentro perché non potevo farlo all'esterno e tira un vento esagerato. Allora oggi, per togliere via tutto il barbone di una bella settimana, non so se la vedi, utilizzerò, perché c'è ancora chi nutre dubbi, perplessità su questo rasoio, anzi sull'efficacia di questo rasoio, oggi li utilizzo un'altra volta. Lo so, te casca nelle braccia quando te lo faccio vedere, però è così. Sintesi in alluminio. E siccome ho ricevuto parecchi pure commenti su Facebook, c'è chi mi ha chiesto perché non provi le Treat Carbon, che io non amo in particolar modo perché comunque tendono a essere troppo morbide per me, perché sono molto carboniose, quindi molto vibranti. Treat Carbon, pennello lo conosce, inutile che ne prendo un altro. Prossimamente, se riesco, le condizioni climatiche mi danno una piccola mano, c'ho anche un pennello da presentarti. Vabbè, allora l'acqua io già l'ho preparata perché comunque lo sai come funziona qua, no? Te devi adattare, ma non puoi capire quello che mi è successo e compostato. Domani te lo faccio vedere, come non so, già te l'ho detto in uno short. La vita da campeggio non è per tutti. Non è per tutti perché non è solo vacanza, ma anche lavoro. Allora, andiamo a scartare le lamette. Ammazza quanto parlate. Defecare poi danno fastidio. Allora, la mattina faccio tutte ste menate perché comunque da qui ci estrapolo anche un piccolo video che poi carico su le altre piattaforme in modo da cercare di invogliare più persone possibili verso il mondo della rasatura tradizionale. Allora, elegantissimo, cioè per me è elegantissimo, ripeto, la parte legnosa la senti bene, la lavanda pure
c'è, ma non è molto fastidiosa. Nello stesso tempo anche il vetiver, quella punta di bergamotto, lo rende veramente straordinario. Uno di quei profumi che utilizzi essenzialmente più in autunno, in inverno, però anche primavera secondo me ci può stare, perché essendo, avendo una parte agrumata, ci può stare anche d'estate. Io lo sto utilizzando con sto caldo, va bene uguale, ma mi piace talmente tanto che va bene così, non mi interessa del caldo, del freddo, non mi interessa, non faccio distinzioni. Allora, specchietto tattico ce l'ho qui, iniziamo subito con il risciacquo del viso. L'acqua leggermente fredda perché l'abbiamo presa qualche minuto fa, come le uova fresche appena calde, appena sfornate, vabbè, esce dal sederino della gallina, belle calde. Allora, idrato, vediamo che succede. Non aprire che è chiuso, sennò vola tutto, fermo. La curiosità, dice, che sta a fare questo qua dentro, dentro sta sorta di tenda. C'è chi ha avuto problemi nel prelievo dei Stirling, fai più giri, fino a che senti, lo dirò sempre, fino a che senti che il pennello fa quasi resistenza, è il momento buono per togliere. Verifica sempre l'acqua che sia giusta. Ammazza quanto chiacchierano questi. È fenomenale. Sai che c'è? Che se mando giù la tenda qua è troppo buio. Già c'ho sta luce del traverso che mi dà fastidio. Allora, la curiosità è tanta, quindi già l'ho fatto, però per cercare di convincere chi sta ancora cercando un pennello, anzi se un pennello, un rasoio che sia efficace, anche con barba abbastanza lunga, e la mia era lunga, si può affidare tranquillamente al sintesi. Io preferisco in alluminio perché mi piacciono i rasoi morbidi, leggeri. Profumazione veramente maschia e elegante, molto. Poi sono tutte le menate, l'acqua è calcarosa, qua, questa è acqua di fontana che si sa da dove, manco viene prelevata, manco lo voglio sapere. Certi si fanno veramente, poi mo dicano a me, te fai troppi problemi, io becca questi spicci, porta a casa e non rompe. Sembra un quadro di Caravaggio, questo luce così un po', hai capito? Non lo sapevi. Allora mi fermo qui, potrei andare avanti per ore, perché montare è bello, va bene, rilassa, attiva anche la, come si chiama, la serotonina, e vediamo che succede con l'electric carbon. Calma, scusa, devo guardare qua perché sono a casino. Sintesi. Quindi se hai dubbi sul taglio del sintesi, anche su una barba settimanale, vai tranquillo. Tanto mato fa ricresce. Thank you.
poi se ti si intasa sfrutta l'altro lato. Tritte carbon sulle mie non le sento particolarmente reattive. Qua se c'era una bella feather che non ho portato avrebbe fatto il miracolo. Niente, la tocca aiutare perché sennò è tutta la chiacchierata. Aspetta, non mi capì. Non so se la senti o meno. Proprio adesso. Non è stato nessuno fino ad un'ora fa. Allora, gioia e dolori, si è comportato bene. Adesso non posso sfruttare l'acqua perché è piena di peli. È piena di peli. Qua non lo vedi bene, ma è piena di peli. Vediamo come va, ripeto, le dritte carbon non è che mi facciano saltare impazzite gioia, però necessità virtù, no? Come spesso si dice, il sandpiper, quello che sta. Pure il fruttarolo qua. Hai capito? Proprio lo sta proprio come. Cioè dopo che comunica questo c'è cioè il clacson che gli suona. Allora Allora, mi sta banalando nella testa che questa fragranza, almeno per quanto riguarda il sapone, è un tipo di fragranza che a me piace e la posso mettere anche in seconda posizione dopo quella del The Vintage Club, quella che ho fatto riprodurre. Allora, uno dei grandi problemi della rasatura da campeggio se la fai così con la tinella, col tinello, cadinozza, come la pare, come la vuoi chiamare, chiamala, è il fatto che comunque sia una disposizione dell'acqua pulita, quindi giustamente tu se te la fai in privato te alzi quante volte ti pare e buonanotte. Ma... ok, quindi rasoio che è riuscito tranquillamente a portare via una settimana di barba senza troppi indugi. La metta non è che mi faccia proprio impazzire, ripeto, nuovamente è troppo flessibile, ricorda le vecchissime Bolzano, quelle dorate, quelle gold, oh,
Allora io adesso chiudo un secondo per te, tanto un nanosecondo, sciacquo questa, ritorno all'acqua pulita e te dico che sapore ha, anzi che profumazione c'ha. Vabbè, 3, 2, 1. Scusa, l'ambiente è diventato un po' più scuro perché comunque ho chiuso qui, ho dovuto chiudere perché sennò sente tutto quello che stanno a dire. Già se sarà sentito pure troppo, L'unica cosa che ti posso dire è che giustamente una rasatura fatta così non ti dà quella scorrevolezza nella parte finale, perché la pelle risulta, non dico secca, però il contatto con l'acqua aiuta molto di più il rasoio a scorrere. Nulla di particolarmente difficile, però questo che la musica, ma che oggi è una congiura, mamma mia, io odio poi quelli che vanno in giro con la cassa brutta e camminano. Che mi rappresenta? Mette dei cuffie. Vabbè, oggi era una fortuna, dovevo parlare di Sandpiper. Mazza, buono, elegantissimo, elegantissimo. Allora, risultato c'è, si vede? Ok, aspetta, fammi leare un po' di sapone, perché l'ultima volta, anzi la penultima, mi è rimasto un tocco qua. Parte finale conclusiva. Cioè, considera adesso, io l'ho registrato, saranno le 5 e mezza, quasi 6 di sera di mercoledì, quindi uscirà tardissimo. Però va bene così. Allora, devo dire, per quanto riguarda la fragranza, la metto in seconda posizione, almeno per quanto riguarda il sapone, dopo il mio The Vintage Club. Considera che stavano al caldo, perché comunque stanno in veranda, come dico sempre, e fa caldo. Oh, mi ricorda un qualcosa di veramente di profumeria. Bello, bello, bello. Anche con uno spirito leggermente vintage anni 90. Perché no? Sandpiper. Allora, effettivamente sì, la fragranza è la stessa identica del set, cioè del sapone da barba, veramente molto molto piacevole, molto elegante e anche giovanile, perché no? Perché spesso si fanno anche dei ragionamenti sulla fragranza se è o meno utilizzabile dai giovani. Raga, cioè, l'eleganza non è che c'ha, secondo me, anche se io sono vestito così, un'età particolare, cioè nel senso del tuo spirito che te lo consiglio o meno. Allora, va lavato bene il pennello perché ci stanno i residui, ancora un po' di peli di sapone, il macello. Allora, devo dire che questo veramente, secondo me, ha un'ottima, ottima fragranza. Per quanto riguarda la sua formulazione, ne ho parlato 50.000 volte, quindi se sei curioso vai a guardare i video che ho fatto, sono più di 1.000 e passa, quindi se vuoi sapere che penso di Stirling lo saprai guardando qualche video passato. Profumazione che rimane molto, veramente molto 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 piacevole, dove ripeto la parte del bergamotto, della freschezza, del grumato si sente, non è eccessivo, è leggermente più legnoso, quindi tendenzialmente un po' più caldino, però il male non fa, anche perché ripeto, il vetiver può dare anche quella parte sia legnosa sia anche quella leggermente fumosa. Mo io sto sfiatato perché fa un caldo che tu manco ti immagini. Quindi se ti piacciono profumi particolarmente, diciamo così, elegantini e anche attraenti, il Sandpiper fa per te. Quindi io, come dico sempre, grazie per aver seguito il video fino a questo momento, buoni acquisti e buone sbarbate, e noi ci vediamo prossimamente con un altro, anzi con un'altra video recensione. Hai vedo? Lo sapevi? E mo lo sai. Oh, oggi è successo di tutto, no? Pure il fruttarolo che chiacchierava. Vabbè, ciao! Mi sento quasi un uccello. Piu!